buongiorno l'ex senatore della Lega Simone Pillon. Buonasera, ciao, buonasera, applausi. Ciao, buonasera. Buonasera. Straordinario, straordinario. Ho sentito, caro senatore Pillon, io la chiamo sempre senatore Pillon, che sì, lei ha sostenuto, hai sostenuto, diamoci del tu, Simone. Sono amici recentemente. Sì, siamo anche. Sai che io negli anni ho cominciato ad apprezzare, sì, Pillon, non per quello che dice, ma la libertà. Sì, la libertà di poterlo dire. Ma sono diventato assolutamente. Cos'è questa storia della libertà? Ma nessuno ha mai impedito a Pillon di dire le sue castronerie. Non mi sembra che nessuno gliel'abbia mai impedito. Scusa, senatore, ma qualcuno ti ha mandato i carabinieri a casa per quelle cose? Sono stato sotto processo e mi sono dovuto anche pagare 60.000 euro di risarcimento per aver detto che non bisogna andare nelle scuole a indottrinare i ragazzini col gender. Quindi vedi un po' te se sono così libero. Uno offende, è chiaro che interviene la magistratura. Però adesso per Cassazione vedremo come andrà. Vabbè, Pillon, scusi un attimo, il matrimonio lei ha detto deve essere indissolubile. Adesso io, va bene tutto, uno può dire tutto. Ma io ho detto un'altra cosa. Ho detto un'altra cosa. Ho detto, in Italia uno può fare il matrimonio civile, il matrimonio religioso, il matrimonio concordatario, può fare l'unione civile, può fare il cavolo, quell'altro, può convivere, eccetera, ma non può avere il matrimonio indissolubile. Allora chiedo, tra i vari tipi di matrimonio, possiamo avere anche quello indissolubile? Ma se uno vuole sposarsi per sempre, può averlo questa possibilità? Se lo fai e non divorzi, che cazzo vuol dire? Perché io lo faccio, ma quell'altro se ne può andare. È una follia quella che dici. Tu vuoi il matrimonio, due persone già c'è. Ma dove? Se tu vai negli Stati Uniti, ci sono in diversi stati degli Stati Uniti il cosiddetto covenant marriage, ma non hanno alcun valore. Se una delle due parti se ne vuole andare, scusami un attimo, Pillon, ho capito bene. Tu dici che in alcuni stati c'è il matrimonio indissolubile, solo a parte che è una follia proprio a livello. No, si chiama covenant marriage. Tu fai un corso prematrimoniale di sei mesi, vieni accuratamente informato dei diritti e dei doveri, eccetera, eccetera, e poi liberamente decidi di contrarre quel tipo di matrimonio che può essere divorziato solamente in casi estremi, cioè se quell'altro attenta alla tua vita, se ci sono. Ma se uno si scoccia dell'altra persona, se ne vuole andare. Se uno fa il conto di scocciarsi, non usa quel matrimonio lì, ne sceglie un altro divorziabile, no? Che c'entra? Ma è una follia, ma è normale che uno si possa scocciare, non lo sai prima, e tu sono tutti così. I ragazzi oggi non si sposano, c'è un calo pazzesco del matrimonio. Ma perché? Non perché c'è una questione di soldi, cioè, ma se tu negli Stati Uniti il 38% dei ragazzi dicono io non mi sposo perché tanto è una barzelletta, perché tanto puoi divorziare quando ti pare, io invece voglio una cosa per sempre, e allora non ho capito perché devo prendere un prodotto deperibile quando voglio il per sempre. Ma magari per qualcuno non può essere per sempre, per definizione, perché c'è la volontà della persona. Ma se uno lo vuole, perché non glielo devi dare? Ma perché comunque non va bene, perché dopo se poi sei uno amico non lo vuole della più? Libertà. E se... Non sei amico ma della scusa, libertà. Se poi uno non lo vuole più, non ho capito. Se poi uno a un certo punto si rompe, non vuole, cosa fa? Quando tu compri casa e poi ci ripensi, che cosa fai? Torni là dall'omino che te l'ha venduta e dici senti, sai che ti ho ripensato, riprenditi la tua casa. Qui è più che la casa, qui stai addirittura legandoti a una persona per sempre. Se uno vuole farlo per sempre, ma uno lo può, ma no, ma non è possibile concepirlo per sempre. Una volta c'era il fatto che non potevi divorziare, così. Ma prima sì, certo, prima c'erano pure le streghe, prima con la caccia alle streghe. Centinaia di migliaia di anni. Infatti la gente così faceva le peggio cose comunque. Le fa uguale le peggio cose. Scusa un attimo, allora, un altro degli argomenti di questi giorni è le donne in minigonna. No, comunque le famose, cioè le che cosa può attrarre gli stupratori? Tu sei veramente convinto che la donna quando si spoglia può attrarre uno stupratore? Non diciamo, no, oppure quando quello, si ubriaca, per esempio, detto, oppure quando no, si ubriaca? Io quello che ho detto è, ragazze, non pensiate che là fuori siano tutti buoni e cari, ci sono anche degli delinquenti e delle teste di cavolo. Ma questo è normale. E quindi la prudenza è fondamentale, quello che dico sempre a mia figlia. E cioè, e allora? Tu vestiti come ti pare, ma stai in gruppo, stai attenta, dai un'occhiata, eccetera. Questo, basta. Io non ho capito, però sto dicendo l'ubriachezza, per esempio, come ha detto Gianbruno, il signor Gianbruno, può essere un elemento che può attrarre gli stupratori? La frase di Gianbruno, secondo me,
me nel suo contesto è corretta, perché è lui ha detto cercate di avere prudenza, perché è chiaro che se ti ubriachi fino a svenire resti da sola, è chiaro che ci può essere un delinquente che ne approfitta, esattamente come se tu lasci la porta di casa aperta, non è che se ti rubano in casa è colpa tua, è comunque la colpa di del casa ladro aperta, però come le ragazze con la gonna, ma è incredibile. Scusami, no, non ho detto è incredibile. Scusami un attimo, invece un altro tema è quello del porno, è quello del porno. E qui c'è il vero Pillon sul porno, perché il Pillon sostiene che il porno influenza la sessualità dei ragazzini, addirittura portandoli forse a avere dei modelli di rapporti sessuali simili allo stupro. Tu sei contro il porno, tu vorresti il blocco del porno, diciamo la verità. Purtroppo non l'ho detto io, questo l'ha detto uno degli stupratori, quando ha detto mi sembrava di vivere scene che avevo visto solo in un porno, e la cosa è drammatica, perché i nostri ragazzini sono imbevuti di questa idea della sessualità selvaggia che si vede nel porno, e noi non stiamo facendo niente per cercare di non fargli arrivare tutta sta schifo, posso dire la parola merda, tutta sta merda. Allora, ma uno vuole la merda? Un porno è un porno. Va bene, uno dai. Vuole ammazzarsi di porno, si guardasse il porno, ma stiamo attenti perché ce n'è talmente tanto in giro sta arrivando ai ragazzini, e con un telefonino è già arrivato. È un disastro, l'ipersessualizzazione dei ragazzini. Ma non diciamo cazzate. Tu pensi che sia una cosa che ma non ho detto questo, ma non c'è nessuno, ma sono scene, intrattenimento, ma tu lo capisci che c'hai 50 anni, il ragazzino di 12, 13, 15, 18 non lo capisce. No, ragazzi, pensa che tutte le donne sono così, pensa che si possa andare in giro, alzare la gonna a una tipa, provarci, chiudere in una cella, peggio cosa. Ma figurati. Parla con quei ragazzi, ti sembrano delle bestie? Qualcuno ha detto, sono delle bestie. Sì, ma non è che animali. Uno stupra no, perché vede persone. Un film porno, se uno vuole stuprare, stupra lo stesso, certo, a prescindere dal porno. Dai, su. Sono d'accordo, però è sempre il brodo di coltura nel quale viviamo. Ma che brodo di cultura? Se noi diciamo ai nostri ragazzini che tu guadagni 40.000 euro al mese con OnlyFans, no, non sono più senatore. Se tu dici a un ragazzino con 40.000 euro guadagni 40.000 euro con OnlyFans, e noi gli diciamo che quella roba lì è buona e ci puoi fare un sacco di soldi, c'entra OnlyFans, cominciano adesso a andare sui porno, cominciano ad andare su sta roba, si fanno un'idea della donna, delle relazioni uomo-donna. Chiudiamo OnlyFans, chiudiamo OnlyFans. No, intanto cominciamo a tassarlo di brutto. Ma è già tassato, perché tu guadagni come le sigarette, un pacchetto costerebbe forse neanche mezzo euro, eppure lo fanno pagare 5-6 euro, perché? Ma mica il male OnlyFans, è una piattaforma libera dove uno va se vuole, una donna si iscrive, mostra quello che vuole, i piedi, la figa, le tette, la schiena, i rapporti orali, le trombate, quello che vuoi, guadagna, arrivederci, grazie. Io preferisco sempre le cose anziché guardarle, magari viverle, penso che sia meglio, e lo consiglio anche ai ragazzi, se proprio volete incontratevi con qualcuno, guarda che guardare non è male, e vivete anche la castità in senso stretto, guarda che senso, guardare non è male, guardare non è male qualche volta, può stimolare la fantasia. Guardare, siamo diventati un popolo di guardoni, e poi se vai a vedere non abbiamo più relazioni serie, guarda che il guardonismo è un grande tema, perché sottovaluti il guardonismo, Simone? Io preferisco sempre De Visu, perdonami. Sì, ma anch'io, però il guardonismo non è male. Ogni tanto guardare crea meno problemi, il guardonismo. Comunque, qua stiamo parlando di adulti, e comunque fa male anche agli adulti, ma ai ragazzini fa malissimo, è devastante. Aziona parti del cervello che rilasciano endorfine, quindi diventa una specie di droga, perché dà dipendenza l'endorfina, come una droga. Ma tutti i piaceri possono avere delle loro esasperazioni. Possono provocare la fine. La sessualizzazione dei ragazzi porta purtroppo il brodo di cultura anche per episodi come quello che abbiamo visto. Una cosa, Simone, io andavo quando ero ragazzino a 20 anni, 25 anni, da un signore che mi dava le cassette porno a Corso Vittorio Emanuele a Roma, le cassette, famose cassette VHS. Me le dava di notte, mentre andavo a prendere i giornali, prendevo queste cassette VHS porno, le portavo a casa, mi masturbavo solennemente. Mi dispiace. Praticavo un onanismo meraviglioso, se vogliamo mettere in maniera un po' più alta. Praticavo onanismo e masturbavo, e la masturbazione è ancora una cosa meravigliosa anche a 57 anni che compio
venerdì. Orgogliosamente, auguri. Ancora mi masturbo auguri. Come un pazzo. Posso dire? Oh, vabbè, lo posso dire? Sì, tuo coming out, certo. Ma il diciamo, problema è un altro. No, la differenza che c'entra anche quando ero ragazzino io giravano, ma la differenza è che noi avevamo la piena consapevolezza che quella cosa lì fosse qualcosa di vietato, di proibito. Quindi lo facevi uguale, ma sapevi che era sbagliato. Invece oggi i ragazzi sono convinti che sia giusto, sono convinti che vada bene così, no. Che vivere la sessualità in quel modo sia il modo naturale per vivere. Scusa, a lei piace molto, ma a lei Vannacci piace? Lei che è abortista, lei che è anti-abortista, eccetera. A lei chi? A te Simone, piace Vannacci? Sì, moltissimo. Sono stato uno dei primi a telefonargli, a congratularmi con lui. Per forza, a difenderlo, la mela, e a non cade, la mela non cade mai lontano. Ma veramente credo di essere in grande compagnia, perché considerando come gli vanno le vendite dei libri, credo che il 70% degli italiani più o meno la pensa come vanno. Quindi non c'è nessuna censura, e quindi confermato, non c'è nessuna censura. Anche per te i gay non sono normali. Ma lo dicono loro di se stessi, se guardi la sigla LGBTQ, queer, che vuole dire diverso. Vai a vedere cosa vuol dire queer in inglese. Queer vuol dire diverso, normale. Quindi loro se lo dicono da soli. Sono normali, no, anche tu certifichi, ma noi gay non sono normali. Dicono diverso, non normale. E sei d'accordo anche quando... No, non normale, queer vuol dire strano, non normale, sghimbescio, vuol dire... Vai a vedere. Non vuol dire sghimbescio. Dunque, troppi gay in TV, anche il generale ce l'ha detta a noi, troppi gay in televisione. Ma anche lei. Scusami, io, cioè, per carità, le stesse le cose le dici da anni, rispetto sì. delle minoranze, ma qui non è che stiamo parlando di una minoranza, stiamo parlando di una maggioranza ormai, cioè siamo noi che siamo in minoranza, cioè ormai dire io sono etero, guarda che schifo, sei un etero, ma dove lo vedi? Ma chi ha mai detto che schifo? Ma che mondo vivi tu? Siamo ma arrivati mondo a questo, vivi? Sì, siamo arrivati a ma questo. Ma nessuno dice che schifo che sei eterosessuale. C'è una scritta qua a Perugia che ci passo davanti tutte le mattine andare a lavorare. Cheese uguale schifo. Cheese nella loro mente malata sarebbero le persone eterosessuali. Cheese, come si fa a dire cheese? Tu ti senti cheese? È una scritta sul muro, tante stupidaggini vengono scritte e dette. Che vuol dire? Fermi tutti, grazie Simone, a presto. Saluti. Scopri una meta dal fascino senza tempo.